Bentornati in casa Minutella. Mancavo da questi studi da qualche settimana, esattamente da una settimana. Abbiamo archiviato l'edizione numero 10 di Festival. Ieri sera al Teatro Golden abbiamo fatto una grandissima festa e sono molto contento perché comunque, per quanto chi mi conosce sa bene che io non bado mai ai numeri perché li trovo sempre molto freddi, però i numeri sono in qualche maniera la testimonianza del lavoro che abbiamo fatto. Più di 12.000 persone ieri sera hanno votato i loro beniamini attraverso la piattaforma che è stata realizzata da Digitrend. Saluto Gianni Messina che anche quest'anno ha fatto un lavoro pazzesco e tramite il numero WhatsApp che viene utilizzato per votare i cantanti in gara. E ci siamo molto divertiti, chi vi parla è molto stanco e molto provato, però contento, contentissimo, veramente vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti quanti voi che ci avete seguito da blog, dalla TV, in tantissimi, veramente grazie, grazie, grazie di cuore. Chi mi conosce sa bene però che nel mio piccolo vorrei sempre mantenere la mia onestà intellettuale, appartenendo a due gruppi editoriali diversi e visto che siamo in campagna elettorale vorrei fare una piccola precisazione e segnalazione. Ieri sera, probabilmente molti di voi avranno visto seduto in prima fila il presidente della regione che è stato invitato dal sottoscritto perché è il presidente della regione, perché comunque la manifestazione era patrocinata dall'assessorato regionale alle attività produttive e ci siamo ritrovati seduti in prima fila anche il candidato La Galla che io non ho invitato e che nessuno del mio staff ha invitato. Ci tenevo a dirlo perché se avessi dovuto invitare avrei invitato tutti i candidati, questo lo dico a beneficio di chi magari qualcuno dice, ma tu hai invitato, ma tu hai, no, non hai invitato nessuno, cioè, è stato lì, probabilmente avrei ritenuto opportuno venirsi a passare la serata, noi carinamente lo abbiamo ospitato e accolto in prima fila, però non ci tenevo a dire queste cose a nome mio, a nome di tutti i gruppi editoriali per i quali lavoro, perché mi sembrava opportuno evitarci poi polemiche postume, visto che il clima comincia ad essere abbastanza, come dire, rovente. Allora, oggi puntata speciale perché incontriamo altri due candidati a sindaco. Abbiamo fatto la settimana scorsa, peraltro, un piccolo scoop perché comunque avevamo in studio con noi Roberto La Galla che sta con noi per mezz'ora. Abbiamo sviluppato temi legati alla campagna politica e soprattutto temi legati a quelli che sono i programmi di una città che, per quanto mi riguarda, come ho già detto sul palco del festival, è stata rasa al suolo. Dobbiamo ricostruirla. E quindi a giugno avremo la possibilità con una matita di mettere la X lì dove riterremo più opportuno e vi faremo conoscere altri due candidati. Prima però volevo dare il buongiorno e il benvenuto al direttore di Blog Sicilia, Manlio Viola. Buongiorno Manlio, bentornato in casa Minutella. C'è con noi Franco Miceli, candidato. Buongiorno sindaco, ti chiamo così, Buongiorno. o candidato sindaco, ti chiamo Franco. Chiamami Anche Franco, perché il tuo perché claim è sono Sarò Franco e sarò Franco. Franco. Perfetto. Allora, Manlio, senti, raccontiamo che è successo. Cascio si ritira. Cascio si ritira, cioè ormai l'accordo c'è, anche se l'accordo non è un accordo definito, completo, E quindi c'è il rischio che probabilmente. ritorna? No, che ritorni no, però Ah, ecco. diciamo che non è tutto chiarissimo ancora nel campo del centrodestra. Di fatto, come già si era capito durante quella trasmissione di Casa Minutella di una settimana fa, la quale accennavi tu, Cascio si ritira, lascia spazio a Roberto La Galla, tutti confluiscono, tutto il centrodestra confluisce su Roberto La Galla, ma non sembra esserci ancora l'accordo sui pesi di ogni singola forza. Da quello che si sa, sembra che il vice sindaco sarà scelto in un secondo momento in base Quindi a saltò quelle che pure Samonà. saranno. Sì, saltò anche Samonà, ma Carolina Varchi anche, che doveva essere il vice sindaco di La Galla, ma anche, insomma, tutti quelli che erano i possibili vice sindaci, se si può dire, se si potesse dire. Quello che si sceglierà il vice sindaco in base a quello che saranno i pesi, nel caso di elezione di La Galla, chiaramente, il peso specifico di ogni partito all'interno della coalizione. Insomma, il partito che prenderà più voti sceglierà il vice sindaco. E poi, in funzione di quello che sono i voti che prenderanno gli altri partiti della coalizione, saranno distribuiti gli assessorati. Attualmente ogni forza politica al centrodestra dà un nome che dovrebbe essere assessore dell'eventuale giunta alla Galla. Quali saranno le deleghe in base all'importanza si deciderà in base al numero di voti che la lista prenderà e hanno inserito anche una sorta di sbarramento interno. Non ci sarà assessore per quella lista che dovesse prendere meno del 6%. Insomma, è una specie di competizione interna per cercare di tirarsi la volata l'un con l'altro e arrivare a questo Lentini. punto. Lentini ha indicato come possibile assessore sua moglie, Paola D'Arpa, e almeno questa è la Ma non voce che si si arriva. ritira. No, si è ritirato già, Ah, si è ritirato. era già confluito su Cascio prima che ci fosse l'accordo con La Galla e chiaramente si dovrà Quindi misurare sul ufficialmente adesso a quanti 6%. candidati siamo?
Attualmente ad essere candidati, devo contarli, credo che siano 8 o 9. Ben in buona sostanza sono Roberto Lagalla, che è il candidato del centrodestra, Franco Micelli, che è qui con noi, che è il candidato del centro-sinistra, c'è Fabrizio Ferrandelli, che è il candidato di Azione più Europa, c'è Rita Barbera, che è il candidato civico indipendente, c'è Francesco Donato, che è il candidato, diciamo così, dell'ala più a destra, quella Novax, se così possiamo dire, stiamo a 5, e poi ci sono tre candidati, c'è Ciro Lomonte degli indipendentisti, poi Giuseppe Catalano e Giuseppe Cambarata, se non ricordo male, posso sbagliarmi col nome, che sono candidati. Catalano, conferma Micelli. Oggi è la puntata numero, aspetta che non lo ricordo, 54 puntate di questa 17ª stagione, e ve lo ricordo, martedì e giovedì della prossima settimana lasceremo ancora una volta gli studi di Casa Minutella per andare all'Expo Cook, più tardi incontreremo il manager di Expo Cook, Fabio Sciortino. Allora, buongiorno Franco, benvenuto in Casa Minutella, buongiorno. Grazie per essere con ben noi. Trovati. Da quanti giorni sei in campagna elettorale ufficialmente, lo sai, li stai contando? Beh, insomma, credo dai primi di aprile, I primi di aprile. Già iniziata, parte l'aspetto organizzativo della campagna, poi abbiamo cominciato a lavorare tra i cittadini, nei quartieri della città, nei quartieri popolari, a spiegare le nostre ragioni, e devo dire che funziona molto bene. Senti, ma da chi ti è arrivata la prima telefonata per chiederti, sai, vorremmo che tu, però devi essere, se ti va di essere sincero, la primissima telefonata da chi è arrivata? Ma no, non c'è stata una prima telefonata, adesso tra il serio e il faceto, camminando per le strade di Palermo, qualcuno si fermava e mi diceva: tu potresti essere il nuovo sindaco di Palermo. Poi via via questa cosa è un po' cresciuta, e quindi a un certo punto l'intera coalizione si è presentata a me per chiedermi la candidatura. Perché noi diamo per scontate le cose, io lo dico sempre, non sono un giornalista, c'è qui il direttore a supporto del sottoscritto, io ti faccio le domande da chi, no? Ma ecco, non diamo per scontato, chi è la tua coalizione? Chi sono? Allora, la mia coalizione è una coalizione di centro-sinistra, una coalizione delle forze di progresso, così l'abbiamo definita, di cui fanno parte il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, un'aggregazione civica di sinistra denominata Sinistra Civica Ecologista, di cui fanno parte diverse componenti del mondo della sinistra, e poi c'è una parte che rappresenta la società civile, che già si era manifestata per proporre anche delle candidature a sindaco. A fronte della proposta che mi è stata rivolta, poi queste candidature si sono ritirate e hanno aderito alla candidatura di Franco Micelli. Maglio, prego, a te il compito di rompere il ghiaccio e iniziare con le domande, oltre le mie che erano abbastanza banalotte. Ah, proprio perché non tutti lo sanno, diciamo anche che Sinistra Civica Ecologista a Palermo spesso si identifica con l'attuale assessore Giusto Catania, questo per farlo capire anche a chi ci segue, non soltanto chiaramente, ma per farci capire, per far capire chi sono le persone, perché alle volte spesso i volti rappresentano anche la conoscenza di una forza politica. Ma prima di entrare nel dettaglio di quelle che sono le cose che vanno fatte per Palermo, e sicuramente ne abbiamo tante da dire, ieri, dopo che si è sciolto il nodo del centrodestra, Franco Micelli ha fatto una dichiarazione, ha detto in buona sostanza che si va verso una candidatura che è di estrema destra. Ma sì, di estrema destra, diciamo, non c'è dubbio che... Cioè, secondo te la Galla è di estrema destra? Ma la Galla secondo me è una persona di centro moderata, diciamo. Il problema non è la Galla, la Galla diciamo, opera per procura, nel senso che i suoi più grandi fan sono il presidente della regione Musumeci, che è un uomo secondo me di estrema destra, Fratelli d'Italia, che hanno aderito fin da subito. Però che... proprio la Varchi risponde stamattina che se ci considerate noi Fratelli d'Italia di estrema destra ha sbagliato indirizzo. Beh, la Varchi appunto dalle prime dichiarazioni che ha fatto appena si è candidata, è stata candidata dal suo partito alla carica di sindaco di Palermo, ha detto che bisogna liberalizzare le armerie, avere tutte le pistole e andare in giro, insomma, quindi diciamo una visione del mondo assolutamente opposta a quella che posso avere io. Spero che lo sia opposta anche per la Galla, però io posto di la Galla mi porrei il problema: chi sono i miei compagni di viaggio? E quello sarà
il momento in cui gli elettori saranno chiamati a giudicare cosa rappresenta quell'aggregazione e quali sono i valori invece che rappresentiamo noi. Ecco, io credo che questo sarà un tema di grande importanza nella campagna elettorale e noi cercheremo di far valere questo principio, che Palermo non può tornare indietro a momenti bui della sua vita, deve guardare avanti, deve guardare al futuro e deve salvaguardare quei valori che in qualche modo insomma, sono riconoscibili nella città di Palermo dopo anni e anni di impegno costante. Ma sarà una campagna di valori o sarà una campagna di cose fatte? Insomma, ancora oggi l'elettore che va alle urne va a votare perché ideologicamente è vicino a questo o a quello o non gliene frega più niente e va a votare per chi gli risolve il problema? Perdoni. Infatti, come hai notato, io non ho parlato né di ideologia di altro appartenenza politica, parlo di valori, alcuni di questi valori, molti di questi valori sono da noi rappresentati, non posso dire altrettanto dall'altra parte del centro, del centrodestra, anche sulla base delle scelte che sono state fatte sia sul piano politico, anche sul piano del governo, penso al governo regionale in questo momento, no? La Meloni che dice bisogna confermare Musumeci perché è stato un bravo presidente della regione, io dico che è stato uno dei peggiori governi che la Sicilia ha mai avuto, ma con dati di fatto dimostrabilissimi, no? Ma, scusami se ti interrompo, non lo faccio mai, no, che quando sento affermazioni del genere che sono chiaramente personali, è una mia opinione, è chiaro, infatti dicevo opinabili, però ti chiedo, ma lo dice un governo di una regione che ha fatto bene prima di Musumeci? No, picca pillui, Kung Fu bravo, Kung Fu bravo, cioè, perché se Crocetta è stato bravo, se Lombardo è stato bravo, se Musumeci non è bravo, andiamo a quando? Dimmi un presidente che non c'era, che era vicino. No, dovremmo Rino Nicolò. Dovremmo. Dici tu, perché a questo punto non c'è mai stato. No, non c'è mai stato, no, perché ci sono stati momenti in Sicilia, ma parliamo di tempi molto quindi lontani. Però, capito, stiamo parlando di... Sì, ma io do un giudizio complessivo sull'intera storia, non negli ultimi anni. Complessivamente credo che Musumeci non abbia avuto quelle qualità che una regione importante come la Sicilia nel panorama nazionale doveva avere. Insomma, è un dato di fatto, cioè la gestione della pandemia è stato un disastro, le risorse che potevamo spendere ci venivano dal PNRR e dai fondi europei non sono stati spesi, la capacità di spesa è stata pressoché ridicola, sono tutte risorse che non hanno dato opportunità alla Sicilia. Le risorse sono state spese, forse si può opinare come siano state spese. Ma come sono state spese e la quantità anche della spesa. Allora, ti faccio un esempio per tutti. Una serie di bandi del PNRR sono passati senza che la Sicilia ne potesse approfittare. L'esempio era questo, diciamo, sul PNRR per lo sport, in Sicilia c'è un solo progetto in tutta la Sicilia. Poi, quando i candidati a sindaco sostenuti da Musumeci, dicono noi faremo bene, sappiamo amministrare, io porto questo esempio, no? La Sicilia ha bisogno di attrezzature sportive, di un impegno serio sullo sport, un solo progetto per tutta la Sicilia. Andiamo a vedere cosa succede al nord, in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna, e vediamo la differenza. Allora, andiamo un po' ai temi di questa città, facciamo così, ci vediamo subito questa clip che ha realizzato il nostro immarcescibile, Antonio Turco, che abbiamo sguinzagliato, perdona il termine, in giro per la città, e adesso risponderai alle domande che ti arrivano dai nostri ascoltatori in giro per le strade. Prego Antonio. Buon pomeriggio Massimo, sono tra le vie di Palermo per chiedere qual è la prima richiesta che farebbero i palermitani al futuro sindaco. Il sindaco deve pulire le strade perché fanno schifo, deve potare gli alberi. No, noi dobbiamo essere lo specchio. Perché non costruiscono un altro cimitero, fanno altre tombe e risollevano questo problema? Sporcizia, delinquenza e soprattutto dare lavoro a giovani. Ponte con Leone è la vergogna della Sicilia. Migliorare la città e basta, migliorare soltanto la città. Che cosa si manca? Pulizia? Di tutto, pulizia, di tutto quello che c'è da fare. Strade, spazzatura. Presenza sul territorio, inesistente. Un esempio, le vetrine delle gioiellerie sporche di uova questa notte, la macchina che sfonda
la vetrina dall'altra parte, i ragazzi che bivaccano fino alle 3 di notte qua dando fastidio ai residenti, l'immondizia che viene regolarmente divelta, buttata per strada perché non viene raccolta se non alle 6 del mattino successivo. Più mezzi di trasporto per appunto le scuole, l'università. Provvedimenti per migliorare la viabilità, snellire il traffico, definire in maniera certa il discorso di Ponte Corleone, che è una cosa impossibile, una vergogna, da sempre. Chiedo una buona amministrazione e tanti privilegi che io, se do uno sguardo, mi accorgo che ci sono, tanti e tanti privilegi. Noi siamo siciliani, siamo palermitani, siamo orgogliosi di essere palermitani, la città ci piace, però deve essere vivibile. Ecco, da dove vuoi partire? Eh beh, sono un insieme di domande, però sì, credo possono riassumersi in un tema centrale, che è la questione della qualità della vita della città, delle condizioni della città. Tu vivi a Palermo, sì. Certo, adesso più di prima, diciamo. Adesso, prima andavo spesso a Roma, stavo tutta la settimana a Roma, ma adesso sono assiduamente presente, come è tutto ovvio. Sì, Palermo è la mia città, è la città che amo, la scelta che ho fatto deriva anche da questo aspetto, diciamo, l'amore verso la mia città. Sono stato chiamato a questo compito, ecco, hanno visto in me anche delle qualità, probabilmente, bontà loro, da quelli che mi hanno indicato come possibile futuro sindaco. La mia qualità è che intanto c'ho un'esperienza di governo nel passato della città, negli fine degli anni 90, che furono anni buoni, dove si fecero tante cose, la città è cresciuta notevolmente. Poi sono architetto, quindi ho una competenza specifica sul tema della città e della qualità urbana. I temi che sono stati posti dai cittadini sono proprio in questo, indirizzati al tema della qualità urbana. Io credo di poter dare un contributo importante a questo tema. Per esempio, no? Per esempio, te ne dico una io. Noi qua in Casa Minutella settimana scorsa abbiamo registrato una piccola denuncia da parte dell'attuale amministratore di RAP, Caruso, il quale dice: se qua non mi date una mano io chiudo i cancelli e la munizia ve la portate altrove, perché qui non abbiamo più dove metterla. La signora inizialmente diceva la pulizia, l'igiene e tutto il resto. Ecco, andiamo lì. La pulizia e l'igiene, certo, questa è una delle priorità, io direi addirittura un'emergenza. Noi abbiamo nel nostro programma individuato una serie di interventi e di strategie da mettere in campo, che, senza nessuna invenzione, per carità, perché basta guardare, diciamo, le migliori pratiche che si svolgono in Italia e all'estero sul tema della gestione dei rifiuti. Io credo che la prima cosa che bisognerebbe fare è cambiare il modello, dal modello sanzionatorio così come è adesso, no? A un modello premiale, cioè il cittadino che contribuisce, aiuta a fare per esempio la differenziata, no? Dovrebbe essere premiato. Quindi la mia idea è che bisogna realizzare almeno 25 centri di raccolta differenziata, che sono anche centri di riuso, in cui il cittadino può conferire la differenziata e ottenerne un vantaggio. Il vantaggio in che cosa consiste? Che tutto quello che tu consegni ti viene registrato attraverso una tessera che ti sarà data. 5 anni ci bastano. E poter ridurre il... Sì, questo è un modello che già in altri posti si fa, ma basterebbero 5 anni. Beh sì, diciamo, realizzare 25 centri, c'è già, noi abbiamo individuato una serie di progetti, di strutture già predefinite, che è possibile acquistare e montare nel territorio, okay, che consentono a fare questa operazione di raccolta. Poi è chiaro, tutto questo attraverso, diciamo, anche una attenzione all'estetica di questi centri, che possono essere elementi detrattori, e invece noi dobbiamo farli diventare elementi, okay, puntuali e di presenza anche di qualità nel territorio urbano, perché non è un luogo dove tu vai a conferire il rifiuto, ma diventa un luogo in cui tu apri un dialogo con
l'amministrazione con la struttura che gestisce, l'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti. Uno dei temi che ponevano gli intervistati è quello dei trasporti, in senso lato, e questo è una nota dolente, perché per trasporti noi dobbiamo parlare sì di viabilità, quindi del Ponte Corleone piuttosto che di tante altre strade, perché non c'è soltanto il Ponte Corleone, ma trasporti significa anche autobus, significa anche tram e significa anche periferie, perché attualmente abbiamo in questa città una situazione nella quale, ad esempio, porto degli esempi che conosciamo, noi palermitani conosciamo tutti, il 101 è un autobus che bene o male funziona, che attraversa il centro, che ti permette di spostarti senza macchina. Appena esci da quell'asse centrale, andare in periferia è praticamente impossibile. Sì, questo è un tema centrale, cioè almeno le grandi aree urbane si devono reggere su un trasporto pubblico di massa efficiente. Palermo ha per la prima volta nella sua storia un piano urbano del traffico e un piano che riguarda la mobilità pubblica, che ancora non è per gran parte realizzato, ma si sta realizzando. Palermo ha 1 miliardo di euro da spendere di finanziamenti per realizzare appunto le famose linee del tram, come è stato ricordato. Io credo che il piano lo dobbiamo porre a verifica, nel senso che dobbiamo valutarne tutti gli effetti che può avere nella popolazione. Io credo che sarà necessario fare gli approfondimenti, per esempio per quanto riguarda l'attraversamento del tram di Via Libertà, su cui io non ho pregiudiziali, no? Non sono tra quelli che dice no, il tram in Via Libertà mai. Valutiamo esattamente il progetto. Io vi riprometto di studiare e valutare il progetto. Peraltro il progetto del tram non è solo la linea del tram, ma è un insieme di interventi rigenerativi della città, lì dove la linea attraversa abitati e viabilità importante come Via Libertà, e lì c'è, oltre al tram, parcheggi, zone a verde, fermate del tram, insomma, tutto questo quindi, è coordinato in questo il concetto progetto. Del parcheggio di interscambio, quello dove il cittadino che arriva può lasciare la macchina, prendere il mezzo, su quello ci possiamo finalmente lavorare, perché se ne parla da 20 anni. Da che faccio questo mestiere ne sento parlare, non ne ho mai visto. Assolutamente sì, parcheggi di interscambio e interscambio tra i diversi vettori di mobilità. Però ecco, la cosa che mi piace sottolineare è che un intervento che ha queste caratteristiche, insomma, che interviene pesantemente, no? Pesantemente nel senso perché porti dentro strutture, infrastrutture importanti, non può non avere un processo partecipativo della città. Quindi io l'impegno che prendo è proprio questo, che noi affronteremo il tema, lo affronteremo seriamente, studieremo le problematiche legate al sistema che è stato pensato e progettato, e le parti più critiche lo sottoporremo a un confronto con la cittadinanza. Senti, io ho la percezione anche quest'anno, anche questa volta, che questa campagna elettorale sia come al solito strutturalmente vecchia, perché sempre meno vi rivolgete ai giovani, ai ragazzi, e cioè, c'è sempre, non dimentichiamo, c'è una classe di 18enni che voterà per la prima volta, che esce dalle scuole. E vedo sempre questo, perdonatemi, questo vecchiume di questo modo di fare campagna elettorale dei circoli. Cioè, uno come te, no? Come convincerebbe un diciottenne a dire la tua città merita questo, 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 quest'altro? Perché poi il diciottenne comunque verosimilmente si appassiona poco di politica, è un po' anche colpa nostra, diciamocela tutta. Anche mia, anche del mio direttore, del mio editorum, diciamocela tutta, noi siamo anche abbastanza responsabili perché questi sono distratti da Instagram, TikTok e così via. Però ci vivono in questa città. Tu ai giovani che gli dici? Allora, io credo, il mio programma è incentrato sostanzialmente su realizzare una città nella sua trasformazione urbana, nella sua rigenerazione, nei suoi luoghi pubblici, e nelle sue funzioni, rilanciando il tema di donne e giovani. Questa non può essere una città di maschi adulti impegnati nella loro attività lavorativa. Di donne e giovani. Donne e giovani. Io il 1° maggio sono stato a Piazza Maggiore. Ma non l'hanno fatta? L'hanno fatta lo stesso. Quindi abusiva. Perché sì, no, vabbè, è una piazza, la gente si raccoglie. Però è abusiva, non c'erano i permessi, abusiva. Ecco, però bisognava anche qui stare bisognava anche qui riflettere su un aspetto. Siccome poi era chiaro che i giovani andavano lo stesso, il diniego anzi ha incentivato la partecipazione dei giovani, proprio perché i giovani si sentono, diciamo, esclusi
dai temi della città, dalle questioni della città, allora probabilmente con maggiore accortezza bisognava in qualche modo autorizzare e costruire quelle minime condizioni di sicurezza, perché in effetti poi i giovani sono andati lì anche in assenza di tutta una serie di requisiti importanti ai fini della sicurezza. Dove sono stato lì, ho parlato con decine e decine di giovani e ho visto che c'è una voglia di essere protagonisti. Io credo che la prossima amministrazione, il prossimo sindaco di Palermo, deve affrontare questo tema, deve far diventare i giovani protagonisti, che rispetto ad altre generazioni, penso alla mia, ma già siamo abbastanza lontani dal tempo, sono dei giovani che hanno degli ideali, hanno dei valori e fanno delle cose. Che musica ascoltavi quando eri giovane? Ti faccio un elenco? No, un paio, per capire. Beh, ascoltavo dall'inizio, da giovanissimo, Beatles, Rolling Stone, i Pink Floyd, i Genesis. Suonavo pure la chitarra, quindi Jim Hendrix, questa era la mia musica, che poi ho scoperto che è la musica di tanti giovani anche di oggi, che ascoltano questa musica, che è una bella musica. Tutto parte da lì. Ma a proposito di giovani, bisogna fare una città per i giovani, non c'è dubbio, ma per i giovani e per le donne? Per le donne. Ma candidati giovani ce ne sono nelle vostre liste? Ci sono giovani che possono rappresentare giovani? Sì, noi stiamo lavorando e stiamo completando le liste, appunto avendo attenzione soprattutto una rappresentanza giovanile e femminile. Questo è importantissimo e io penso, sto lavorando in questa direzione, che la squadra che mi accompagnerà nel ruolo di sindaco dovrà essere composta per buona parte di donne e giovani. Ma a cupigliu pigliu per fare voti o starete attenti? No, saremo molto attenti. Io questa è una cosa a cui credo fermamente. La mia scelta di lavoro, io non devo fare carriere politiche, la mia scelta è quella di lavorare i prossimi cinque anni per la mia città, e lo faccio con grande generosità e credo devo far emergere queste forze importanti della città di Palermo. Lo faccio per i miei figli e per i figli di tutti, costruire un futuro della città. Quindi i giovani sono il mio primo interesse. Tu, il tuo claim è sarò franco, se adesso ti faccio una domanda scomodissima, ti chiedo scusa, ma sai, interpreto sempre i sentimenti chi mi segue, di chi segue i social, insomma, ecco, ci sono alcune foto di vicinanza a te, a Leo Luca Orlando, e molti allora direi, ma lui ha la continuità, saresti la continuità di Leo Luca Orlando? Ma assolutamente no, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti della gestione del programma di governo della città. Io penso, tanto, necessariamente deve essere così. Il mio programma parla abbastanza chiaro, ci sono grandi temi di discontinuità rispetto al programma precedente. Poi, ecco, dall'altra parte però bisogna dire che Leo Luca Orlando ha avuto anche dei grandi meriti in questa città, cioè la città è cresciuta attorno ad alcuni valori e il grande protagonista di questa stagione è stato Leo Luca Orlando, che resterà nei libri di storia come il sindaco non solo più longevo, ma quello che ha determinato profondi cambiamenti. Poi è chiaro, con una serie di emergenze e criticità che hanno investito la vita della città e su cui occorre porre rimedio. Io penso di avere un'idea diversa e innovativa rispetto al passato del governo della città. Punterò molto sul decentramento dei poteri, delle risorse, del personale nelle circoscrizioni. Questa è una cosa che Orlando diceva in continuazione durante le scorse. Sì, ma questo lo dicono tutti, non lo dice solo Orlando, solo che lo mettono uno dei punti del programma. Io ho sempre detto che il mio non è uno dei punti del programma, il mio è il punto del programma, perché fare il decentramento significa sostanzialmente cambiare le modalità di governo, portare il governo più vicino alle istanze dei cittadini e avere da parte dei cittadini partecipazione e controllo sulle azioni di governo. Senti Franco, io faccio questa trasmissione da 20 anni ormai, tra la radio, la TV, il blog, quindi campagne elettorali ne ho viste diverse, no? Anch'io. Non oso immaginare quante ne abbia visto Maglio. Adesso non cominciamo a farci le pulci sugli anni. Ma non volevo offendere nessuno anagraficamente, tantomeno che il sottoscritto. E io di persone armate oggettivamente di buoni propositi ne ho viste veramente tante, ma proprio tante. E programmi, queste cose. Poi si arriva nei luoghi, tra virgolette, del potere e lì
si sbatte la faccia contro il dirigente, contro la burocrazia, contro il dipendente che non fa un cazzo tutto il giorno, contro la carta, la misura X, la misura Y e così via. Ce l'hai un'idea di come puoi abbattere la burocrazia? Perché diciamocela tutta. La politica ha fatto una cosa, no Mario, correggimi se tanti anni fa ha detto la politica deve dare mandato alla burocrazia in maniera tale che la burocrazia rallenta, il bisognoso va dal politico, il politico dice ci penso io, te la risolvo io questa cosa, scusa questa cosa la possiamo risolvere, la carpetta da sotto va sopra e il politico prende i voti. Posso aggiungere una cosa prima che risponda Franco? Perché l'esperienza di Franco Micheli, lo ricordo a chi non lo dovesse ricordare, è stata un'esperienza politica in questa città da assessore di Rullo Corlando alla fine degli anni 90, ma la città era un'altra completamente, la burocrazia era completamente un'altra, i soldi che c'erano erano completamente altri. Questo tanto per dire non si può rifare quello che è stato fatto allora. Beh sì, questa è un'altra delle emergenze. Noi dobbiamo potenziare la macchina comunale. Noi abbiamo lanciato il patto per Palermo con i cittadini, ma col governo nazionale, perché il governo nazionale aiuti la quinta città italiana a uscire da questo stato di crisi in cui si trova dal punto di vista economico-finanziario. È uno dei temi che noi porremo al governo nazionale, la possibilità di sbloccare il turnover e fare nuove assunzioni e anche di avere subito e immediatamente il personale qualificato da assumere anche a tempo determinato, perché questo è il tema vero, no? Qualunque progetto. E i soldi dove li prendete? Sì, ci sono i soldi per fare questa roba qui? Certo che ci sono, perché ci sono, perché non solo il patto per Palermo prevede la possibilità che il governo finanzi questo patto per Palermo. Il patto per Palermo non serve soltanto a sanare la situazione del bilancio, no, non è il problema tappare i buchi, il problema è rilanciare Palermo. Cioè tappiamo i buchi per rilanciare Palermo, mi devi dare le risorse non solo per tappare i buchi, in questo momento è uscire dallo stato di stallo in cui si trova il comune, e avere le risorse per avviare un progetto credibile che noi proporremo al governo nazionale, per avere le risorse disponibili e fare le assunzioni e per fare anche a tempo determinato, non solo a tempo pieno, perché il turnover e quindi assunzioni a tempo indeterminato. Ma anche per affrontare l'emergenza. Quindi ha bisogno di personale, di nuove figure professionali, perché Palermo non c'è un ingegnere gestionale, non c'è un ingegnere ambientale, ha un solo ingegnere tecnico che si occupa di tutta la problematica del polo tecnico. Quando ero assessore, alla fine degli anni 90, avevo 14 dirigenti tecnici, adesso ce ne sono 12. Ricordavo fossero 12, ma insomma quella è la situazione. È quella. Quindi abbiamo bisogno del personale ed è che la macchina comunale funzioni per mettere in campo quel progetto che noi abbiamo previsto nel nostro programma di governo, che è una rinascita della città per fare crescere la qualità della vita, quello che ci chiedono i cittadini. Sì, io che Maglio... oltre a lavorare in TV abbiamo una vita come tanti altri, perché poi molti pensano che chi come me, come Maglio, lavoriamo qui e allora non abbiamo tutti i problemi, abbiamo le stesse problematiche, i bulletti, così come anche la gioia di avere dei genitori anziani, ringraziamo il buon Dio per averceli ancora. Speriamo il buon Dio che ce li tenga in vita quanto più possibile. Tu lo sai, questa è una città dove non si può manco più morire, perché se domani mattina, spero mai. Potrebbe essere un vantaggio. No? Ma no, invece no, purtroppo. Non ci sono, io me ne sono occupato un paio d'anni fa, credo, non male. Ce ne siamo occupati, abbiamo fatto un reportage dove abbiamo raccontato il cimitero dei Rotoli, che continua ad avere tutti i problemi del mondo. Questo è un problema e secondo me la dignità di una città si misura anche da come si trattano i defunti. Sì, questo diciamo, è un grave problema, io su questo ho già preso posizione, io credo che noi dobbiamo intanto affrontare l'emergenza ho notizie insomma, che l'amministrazione in atto ha già assunto dei provvedimenti che da qui a pochi mesi dovrebbero diciamo, risolvere il problema dell'emergenza, quindi l'allargamento, l'individuazione e l'allargamento dei campi di inumazione che sono stati erroneamente, in maniera diciamo, grave, utilizzati in maniera come dire, fuori dalla logica per cui nascono i campi di inumazione, perché i campi di inumazione nascono in situazioni di epidemia, devono essere utilizzati per situazioni di epidemia e di eventi eccezionali gravi.
Beh, ce l'abbiamo avuta. Invece in questa pandemia, il Covid non è stata un Ma erano già occupati da delle sepolture che invece non è... Ma è così complicato dire ad un privato, c'è un terreno, questo terreno si può fare, organizzati, fa un cimitero privato come fanno in America. No, non è così semplice. Non è così semplice, credo nel tempo tutte le amministrazioni si sono succedute, anche quella di Cammarata, hanno utilizzato i campi di inumazione per scopi che non erano a questo destinati. Faccio un esempio. Cioè seppellivano lì in maniera ordinaria. I campi di inumazione per legge devono restare liberi. Non solo hanno seppellito lì con delle casse in zinco, quindi determinando anche un periodo di ritorno di 25 anni, perché tu seppellisci un morto con cassa in zinco significa che devi fare un'operazione di bonifica che dura almeno 25 anni, naturale. E questo ha determinato un blocco. Poi ci sono una serie di meccanismi perversi che non sono stati mai affrontati, secondo me, seriamente nella gestione dei cimiteri. Ci sono delle inchieste ancora in corso su logiche affaristiche che si sono... Allora, abbiamo il tempo di fare le ultime due domande, ma che abbiano una risposta secca, perché abbiamo sforato. Vai. Beh sì, sicurezza e lavoro sono gli altri due temi che vengono posti dai cittadini che intervistati. Sicurezza significa anche controllo del territorio. Certo. Il controllo del territorio non ci sono le forze d'ordine, c'è la polizia municipale, ma il controllo del territorio si fa anche in altro modo, si fa anche arredando la città. Perdonatemi se la vecchia guarda, cioè, polizia municipale non ne parliamo, ti prego, guarda, se diventi sindaco, vieni tu che affari, Vicky, cioè, proprio, sei muro ospedale. Allora, 18 marzo, nel quartiere dove io fanno la grande vampata di San Giuseppe, no? Per cui io chiamo e dico, guardate, no, devi chiamare la polizia municipale, lasciate ogni speranza, o voi che fate il numero di telefono della polizia municipale, lasciate ogni speranza, cioè proprio evita, itici direttamente da un facente telefono perché non mi risponde nulla, prego. Sì, anche questo problema è figlio dalla situazione del comune di assenza di personale. Abbiamo 7.000 unità lavorative al comune in pianta organica, ce ne operano attualmente 5.000, di cui circa 2.300, quindi quasi la metà a tempo ridotto. Quindi è come se noi gestiamo tutti i servizi e le strutture del comune con qualcosa come poco più di 3.000 persone. Maternità, abbiamo la situazione della polizia municipale, che abbiamo poco personale, molto dentro gli uffici e poco sulle strade. Quindi credo con l'operazione che dicevo prima, anche delle assunzioni, dello sblocco del turnover, dobbiamo assumere delle persone da destinare esclusivamente al controllo della vita urbana della città. E questo evidentemente può fare la differenza. Spero che il patto per Palermo sia accolto da tutti, anche da tutte le forze di governo. Alcune di queste stanno anche dall'altra parte oggi della barricata nel confronto elettorale. Grazie a Franco Miceli, che è stato nostro ospite, in bocca al lupo per la tua campagna elettorale. Viva il lupo! Viva il lupo. Mario, vuoi dire qualcosa prima di salutare? Semplicemente. Allora, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio a Fabrizio Ferrandelli, grazie per essere con noi, altro candidato a sindaco. Hai incontrato Miceli, vi siete detti nulla? Sì, l'ho scambiato. Cosa gli hai detto? Sì, Franco, di che con Orlando non va bene. Mi pare che qualcosa l'ha detta. Ha preso un po' le distanze, no? Oggi da noi. Oggi da noi ha preso le distanze. Ti fa piacere? Ma io credo che riconoscere che l'ultima gestione non è andata e non ha funzionato sia un dato oggettivo. Poi bisogna capire se si possono prendere le distanze quando li hai tutti i candidati nelle tue liste. Quindi, sai, io poi non credo molto. È una buona tecnica di campagna elettorale. Senti Fabrizio, questa è la numero volta che ci provi? Sì, questa è la terza volta, ci sarà anche una quarta quando chiederò la riconferma come sindaco. Ah, ecco, perfetto. L'ottimismo allora, vi rassicuro, della vita. Vi rassicuro, sì. Beh, insomma, allora Maglio, inizia tu, vai. Beh, gli argomenti che di Palermo sono sempre gli stessi, sono tantissimi. Sì, tant'è che con Maglio ridevamo perché
cioè, è una scelta nostra editoriale, cioè, la Vox Populi è sempre la stessa, perché tanto se vai in giro la gente chiede sempre le stesse cose. Munizia, cimiteri, luci, rifiuti. Prego, Vagliuzzi. Perfetto, infatti, siccome anche i candidati lo sanno, munizia, cimiteri e così via dicendo, cominciamo dai trasporti. Trasporti. Cominciamo dai trasporti. Dicevo poco fa, Franco Miceli, esattamente questo. Questa è una città nella quale esiste un mezzo che attraversa la città e che è utilizzabile. Il 101. No, appena no, ti hai allontani. Sbagliato, l'articolo non è l'articolo la è 101. La 101. Dice la 101, la 101. Cioè, l'antica memoria della vettura 101. Esatto. Detto questo, appena esci dall'asse centrale non puoi più muoverti. Occorre fare qualcosa e bisogna anche capire tram sì, tram no, metropolitana leggera, metropolitana pesante, metropolitana in superficie, non si è capito più niente, bisogna fare una scelta. Io su questo sono molto chiaro, diciamo, sono stato uno degli autori che ha fatto bocciare l'approvazione della linea A del tram in via Libertà e via Roma. Io non ritengo che proprio lì dove c'è la 101 tu la necessità di aprire un altro cantiere, come se già non bastasse il cantiere che c'è a Piazza Sturzo via Roma, che è lì da 4 anni ma che non procede, o il cantiere che si trova nel sottopasso di via Crispi per continuare. Ritengo che lì quella zona della città possa essere ben servita da un rinnovo anche del parco degli autobus che ci sono elettrici e che già abbia sul proprio asse stradale una grande frequenza, perché è una delle linee a più alta frequenza. Se poi mi chiedi quello che penso, è che bisogna dirottare le somme che erano state destinate appunto dai fondi comunitari per il trasporto e la mobilità ad acquistare immediatamente 300 autobus ecologici da mettere in circolazione per le periferie, perché il problema è che le persone vivono in quelle che noi chiamiamo le cosiddette periferie, ed è proprio dalle periferie che c'è un desiderio di mobilità fra le periferie e anche verso il centro della città. Quindi io credo che un piano della mobilità, un piano dei trasporti pubblici debba pensare innanzitutto alle zone più scollegate della città, che sono state quelle in cui c'è stata la riduzione progressiva del numero di vetture e di autobus. Dico però che se sono contrario al tram della via Libertà, comprendo bene come per motivazioni logistiche, trasportistiche ed economiche non si possa non concludere la linea C e D del tram, che è quel tratto che va da Corso Clatafimi. Se voi vedete il tram CEP Borgo Nuovo, via Notar Bartolo, poi c'è una direttiva che va in Corso Clatafimi e rigira e ritorna. Da lì il tram deve continuare in via La Regione e andare verso la stazione centrale, perché dobbiamo chiudere il circuito che lo porta a Roccella, perché si crea un'utilità di gestione di un circuito e di due linee che oggi non parlano tra di loro. Cioè, se si rompesse un tram a Borgo Nuovo non potrebbe andare al deposito trainato, che è il deposito di Roccella. Bisognerebbe prendere un tir, questo tir arriva con il rimorchio, prende questo tram, lo rimette su un camion e lo porta a Roccella con circa 50.000 euro di botta ad intervento. Quindi quel circuito, credo che sono stati tanti geni che si sono succeduti negli anni. Uno, il genio dei geni, secondo me, si chiama Giusto Catania. Ma vado avanti. Chiudere quella linea, ma pensare immediatamente alla messa in sistema dell'anello ferroviario che va concluso e del passante ferroviario. Quindi chiudere un sistema di mobilità che utilizzi l'esistente, che potenzi gli autobus ecologici da comprare, ma soprattutto che intercetti i cittadini dall'area metropolitana. Il sindaco di Palermo è sindaco metropolitana. Ci sono migliaia di cittadini, io ne ho uno adesso qui alla sinistra, che ogni giorno si muovono dalla cosiddetta area metropolitana verso la città. Vivono a Cinisi, a Terrasini, a Carini, a Villa Grazia, da una parte, e dall'altra parte siamo quelli che vanno da Villa Abate, Bagheria, Santa Flavia. Questo flusso in entrata, che appesantisce ovviamente la città, può essere intercettato rendendo funzionali i collegamenti con l'area Tommaso Natale, Viale Francia da una parte e dall'altro lato con Roccella, dove fra l'altro sarà fatto lo svincolo finalmente dopo anni di blocco a breve, dove c'è lì sì un tram che funziona e che viene collegato con la stazione centrale. Creare un sistema di mobilità con il biglietto integrato consente di poter parcheggiare anche le auto o di prendere altri mezzi di locomozione e poter connettere la città al proprio interno con la stazione centrale, la fermata Politeama che sarà a breve aperta, la fermata del Tribunale, la fermata Lolli, e allora lì sì, Notar Bartolo, lì sì, creare un sistema integrato. Quanto tempo ci vuole per fare tutto
tutto questo? Allora, sull'anello ho tolto la domanda. Sull'anello e sul passante, in realtà sono già ritardi decennali che abbiamo ereditato, e per fortuna credo che nel giro di un biennio si vedono, ed è il motivo per il quale io penso che nel frattempo devi comprare 300 autobus ecologici, perché li metti in circolazione subito, perché se tu aspetti di chiudere le linee, di fare queste cose, è chiaro che è un problema di mobilità. Se invece del tram in via Libertà o del tram in via Roma, dove vengono serviti, compri con le stesse cifre gli autobus e colleghi le periferie, ed è una risposta immediata. Allora, su questo io credo che già siamo molto avanti, cioè il bando sull'AMAT si è bloccato e probabilmente anche in vista della campagna elettorale qualcuno non ha ritenuto che fosse salubre poter espletare fino in fondo questo bando, ma su questo è chiaro che per poter guidare non soltanto gli autobus ma anche i compattatori della raccolta dei rifiuti servono autisti qualificati e serve personale, su questo non ho nessun tabù. Penso però con molta sincerità che avendo personale all'interno delle aziende controllate, mi riferisco ad esempio a Reset, se puoi attingere innanzitutto da quel bacino e fai una dieta dimagrante in aziende che sono in difficoltà e vai ad esaurimento, secondo me fai una buona cosa. Senti Fabrizio, allora dicevamo la terza volta che ci riprovi, mi dici se in questi giorni, in questa settimana hai ricevuto qualche telefonata di qualcuno che ti chiedeva di ritirarti per andare da qualche parte promettendo poltroncine varie? Il contrario è accaduto, allora io lo dico con molta tranquillità, voglio parlare con cuore ai palermitani e quindi voglio andare fuori dal politichese. Io credo di aver compiuto un errore nel 2017. Perché la mia voglia di amministrare la città, sebbene avessi un progetto civico, mi ha portato ad allargare quella proposta elettorale ad altre liste che hanno confuso l'elettorato e hanno anche in parte danneggiato il mio profilo cioè, amministrativo. Chi riferisco a Forza Italia e all'UDC che chiaramente hanno confuso gli elettori. Era un contesto particolare, però su questo io faccio coming out e credo che ognuno di noi sia la risultante delle esperienze belle e brutte che ha fatto. L'importante è dalle esperienze riuscire poi a trarre le conseguenze dovute. Mi avrebbero potuto sostenere in tanti. In queste settimane io ho ricevuto, come avete visto nella confusione generale, tante richieste di liste pronte a sostenermi. Però qua non è il tema di vincere soltanto una competizione elettorale, c'è il tema del governo della città. Il sindaco che vince deve poter avere le mani libere di poter governare e di attuare il programma. E siccome io un programma ce l'ho e ho le idee chiare di cosa dover fare in questa città, perché le ho maturate in 15 anni di ascolto, in 15 anni di presenza istituzionale, di ascolto delle associazioni, delle categorie che mi hanno poi suggerito quelle risposte, da sindaco non devo rispondere alle forze politiche che mi hanno votato magari con logiche di poltrone e poltroncine, quindi non potendo portare avanti i regolamenti, non votando in consiglio comunale atti che io penso si debbano fare in un modo piuttosto che in un altro, e quindi ho fatto la scelta difficile di stare autonomo rispetto agli schieramenti e di non avere nessuno che il giorno dopo mi strattoni da destra o da sinistra chiedendomi il conto rispetto ad atti amministrativi. È una scelta molto coraggiosa, ma è una scelta frutto di quelle che sono ormai le mie esperienze. Senti, solo un attimo, perché una cosa, perché devo fare una provocazione a Fabrizio in questo momento, perché quello che gli ho sentito dire mi sembrava di sentir parlare Orlando, che poi è diventato un uomo solo al comando. Esatto, il modello di Orlando è un modello fallimentare, il modello che è critico. Io credo che invece l'autonomia sia nella libertà di poter avere i tuoi consiglieri comunali. Con Fabrizio Farandelli ci sono consiglieri comunali candidati nelle sue tre liste civiche, fra l'altro quella che mi dà più soddisfazione è la lista dei ragazzi fra i 18 e i 25 anni, e il sindaco che vince ha la maggioranza in consiglio comunale. Avere una maggioranza in consiglio comunale non significa non dover tenere conto delle altre forze politiche su un provvedimento, ma significa avere i numeri di persone che stanno con te, che non ti strattonano. Cioè, immaginatevi che vinca la galla. Sono stati fino a ieri ad appattarsi per decidere che cosa fare, accordi di potere, erano divisi su tutto e si sono messi insieme su cosa? Sulle poltrone, e oggi hanno uscito per un criterio. Il primo partito avrà il vice sindaco, dopodiché le forze che avranno il 6% avranno rappresentanza in giunta. Cioè non si entra sul merito delle persone e su una base progettuale e programmatica. Quelle divisioni ritorneranno in aula il giorno dopo e creeranno il Balcani all'interno del Consiglio Comunale, perché se tu non voti in un determinato modo per rispondere a una determinata esigenza, allora ti faccio affossare il provvedimento. È quello che è accaduto con Orlando in questi ultimi 5 anni. Ha messo insieme liste ciniche, io le chiamo ciniche,
ha eletto Mimmo Russo, poi ha eletto Scarpinato, poi ha eletto Fabrizio Ferrara, tutti i Fratelli d'Italia. Potrei dire altri nomi. Allora, poi che cosa è successo? Che il giorno dopo questa cosa si è sgretolata perché non era unita in un progetto e quindi, diciamo, si è ballati in questi 5 anni. Io voglio governare con le mani libere. È la stessa cosa di Miceli, 5 Stelle e Catania. I 5 Stelle che hanno votato con me sul tram, cosa ne pensano del tram in via Roma? Perché io lo sto dicendo a chi mi segue da casa che sono contrario alla realizzazione del tram in via Libertà, perché non sta nelle somme, perdiamo 11 milioni di euro l'anno di esercizio che non ci possiamo permettere. Ma i 5 Stelle e giusto Catania, su che cosa sono d'accordo ad esempio in questo? Allora, la libertà che io ho guadagnato oggi credo che sia necessaria a Palermo. Dopodiché voglio dire a tutti quelli che mi hanno fatto la morale: adesso siete tutti zitti e buoni, non parla più nessuno, perché quasi quasi io sembro una verginella della politica, un boy scout, perché qua abbiamo Renzi che sta con la Meloni, nessuno parla, dall'altra parte abbiamo Catania che sta con i 5 Stelle, poi abbiamo Miceli che la mattina va da Orlando a prendere lezioni, diktat su ciò che non ha funzionato, poi viene qua da Minutella e dice: ma io sono un'alternativa ad Orlando, sono in discontinuità. Allora ragazzi, cioè, chiedete il conto a tutti. Fabrizio Ferrandelli il suo conto lo paga, no, ho ammesso i miei errori, no, però no, scegliete un sindaco tonno. Fabri, senti, vediamoci una Vox che è la stessa che abbiamo riproposto agli altri candidati. Andiamo da Antonio Turco che ha girato per Palermo, quindi se arrivate adesso ce la rivediamo e Fabrizio risponderà. Prego. Buon pomeriggio Massimo, sono tra le vie di Palermo per chiedere qual è la prima richiesta che farebbero i palermitani al futuro sindaco. Il sindaco deve pulire le strade perché fanno schifo, deve potare gli alberi. No, no, noi dobbiamo essere lo specchio. Perché non costruiscono un altro cimitero, fanno altre tombe e risollevano questo problema? Sporcizia, delinquenza e soprattutto dare lavoro a giovani. Ponte con Leone è la vergogna della Sicilia. Migliorare la città e basta, migliorare soltanto la città. Che cosa? Cosa manca? Polizia? Di tutto, pulizia, di tutto quello che c'è da fare. Strade, spazzatura. Presenza sul territorio, inesistente. Un esempio? Le vetrine delle gioiellerie sporche di uova questa notte, la macchina che sfonda la vetrina dall'altra parte, i ragazzi che bivaccano fino alle 3 di notte qua dando fastidio ai residenti, l'immondizia che viene regolarmente divelta, buttata per strada perché non viene raccolta se non alle 6 del mattino successivo. Più mezzi di trasporto per appunto le scuole, l'università. Provvedimenti per migliorare la viabilità, snellire il traffico, definire in maniera certo il discorso di Ponte Corleone, che è una cosa impossibile, una vergogna da sempre. Chiedo una buona amministrazione e tanti privilegi che io, se do uno sguardo, mi accorgo che ci sono tanti e tanti privilegi. Noi siamo siciliani, siamo palermitani, siamo orgogliosi di essere palermitani, la città ci piace, però deve essere vivibile. Vai Fabrizio. Ma sono i palermitani, cosa stanno chiedendo? Normalità, una città gestita. Cioè, mi sembra che il minimo che un'amministrazione debba garantire ai cittadini è la raccolta dei rifiuti, la sicurezza per le strade, il decoro urbano. Cioè, stiamo parlando di tutti i servizi essenziali. Il cimitero. Cioè, ragazzi, qua vanno preso, è inutile che parliamo, campi di inumazione, poco fa sentivo Zinco. Va realizzato un nuovo cimitero, va detto, è stata votata l'atto deliberativo nel 2009, dal 2009 ad oggi sono trascorsi anni, si sarebbero potute realizzare 2 cimiteri, intanto siamo bloccati perché nessuno ha il coraggio di portare avanti gli atti amministrativi. Forno crematorio, stessa cosa, si parla, bisogna comprare un nuovo forno crematorio perché quello che c'è, che è guasto da 2 anni e mezzo, è costato più ripararlo nel costo degli anni che comprarne 3 nuovi perché ha 35 anni d'età, e su questo persino Mister Bianco in provincia di Catania si è organizzato realizzando un nuovo forno crematorio, visto che da tutta la Sicilia occidentale, da Trapani per arrivare a Caltanissetta, non potendo venire a Palermo, ormai vanno o a Messina o andavano addirittura a Catanzaro, e quindi su questo sono interventi che un sindaco deve e può fare. Dopodiché voglio dire a casa però una cosa: la normalità va ripristinata, ma sarà difficile ripristinare la normalità perché erediterò una macchina con 1 miliardo di euro di buco
fra aziende controllate e Comune di Palermo. Il Comune di Palermo è in dissesto funzionale, cioè non vengono erogati i servizi, l'hanno detto da casa. Se vi serve una carta d'identità e voi provate a prenotarvi, io vi dico, fate prima ad andare a chiedere il passaporto in questura, perché vi chiederanno 6 mesi per potervi prenotare e quindi poi per poter avere la carta d'identità. Quindi non viene più garantita la normalità. E tutto questo è il dissesto funzionale. A questo si colma un buco di bilancio e non l'ha creato il Covid, anzi il Covid ha salvato il bilancio e il buco di bilancio del Comune di Palermo, perché lo Stato ha mandato 230 milioni di euro che non sono serviti per ristorare i cittadini che dovevano ristorare con calmierando i tributi a tutte le attività produttive che erano state chiuse durante la pandemia, sono andate a finire a coprire il buco di bilancio che era stato creato. Quindi a noi ci danno una macchina sfondata, una macchina in cui si pensava addirittura di poter fare un piano con lo Stato a 20 anni, ipotecando il futuro dei miei nipoti, non delle mie figlie, dei miei nipoti a 20 anni, e cui danni di gestione li dovevano coprire i palermitani con il raddoppio dell'IRPEF, e sono stato chiamato irresponsabile soltanto perché ho impedito e ho fatto bocciare la delibera che raddoppiava l'IRPEF ai palermitani. Tra l'altro, diciamo, il tema era: se nessuno paga le tasse, e uno dei problemi del Comune di Palermo è che pochi pagano le tasse, ma tu che fai? I buchi li fai pagare sempre a quelli che già pagano le tasse raddoppiandogli l'IRPEF? Oppure cominci a presentare un piano che sia credibile, perché quando vai a Roma col cappello in mano e ti danno 178 milioni di euro come Comune di Palermo, ma a Napoli ne hanno dato 1 miliardo e a Torino ne hanno dato 1,2 miliardi, significa che sei poco credibile nella richiesta, perché da Roma hanno capito, e lo dice uno che si confronta spesso su questi temi con Carlo Calenda, che è stato ministro dello sviluppo economico, ma anche con i miei contatti che sono all'interno del governo, perché dicono: noi ti diamo un contributo sulla base di un risanamento, ma se questi soldi li dobbiamo buttare in un pozzo senza fondi, noi non te li diamo. Okay. Napoli ha presentato un piano credibile, Torino un piano credibile, Palermo dovrà fare questo. Allora Maglio, 2 domande e ci salutiamo, vai. Sì, sicurezza ne abbiamo parlato poc'anzi con Miceli, lo chiedono anche i palermitani. Io dicevo poco fa a Miceli, lo dico adesso a Fabrizio Ferrandelli, sicurezza non è soltanto i vigili urbani per strada. Sicurezza significa anche arredare la città e renderla un po' più sicura, più vivibile, perché probabilmente questo comporterebbe anche un miglioramento, o no? Ma significa anche videosorveglianza, che è una cosa che tu riesci assolutamente a fare con la tecnologia senza impegnare le risorse sul territorio. Non è che le telecamere servono soltanto quando devi prendere le multe della ZTL e le controlli da remoto. ZTL la togli o lo lasci? Allora, io questo lo dico senza... inaugurerò il mio comitato elettorale in via Roma, perché secondo me è da via Roma che deve essere rilanciato il centro di Palermo, gli esercizi commerciali, le vetrine chiuse. Questa ZTL non è servita a un tubo, va assolutamente sospesa. E vi dico perché sospesa. Va sospesa nelle more dell'integrazione di un piano di parcheggi, di un piano di trasporti e di una comunicazione interna. Se tutto il problema è la via Roma, è perché ormai la ZTL si è formata la via Roma, e vedi che era stata istituita perché il comune voleva incassare 20 milioni di euro. A fronte dei 20 milioni di euro previsti, ne incassiamo 1,7 milioni. Previsione sbagliata del 90%. Dovevano servire per coprire il buco del tram e invece perdiamo 11 milioni di euro di tram l'anno. Il benzene, l'inquinamento, che era la misura che dovevamo combattere, si è soltanto spostato sulla via Crispi, sulla via Cavour, su Corso Tucori e su Corso Alberto Amedeo. Allora mi spiegate perché devo tenere la ZTL in via Roma? Senti, ultima cosa, non lo faccio. Ultima cosa, poi altra cosa è la notturna. Un'ultima domanda. E lo raccontavamo prima, Caruso Rap diceva: io chiudo i cancelli se non trovate una soluzione, se non mi date una mano, e non so perché, non so più cosa fare. Ma Caruso, più che chiudere i cancelli, perché non si dimette? Cioè, io non mi sono reso conto di una sola misura che Caruso ha portato avanti all'interno della gestione. Beh, però c'è un dato che sta scoppiando lì. Il dato è che Palermo ha il 19% di raccolta differenziata contro il 65% previsto dalla legge. Tu stai scoppiando a bello lampo perché non hai fatto la raccolta differenziata, perché Caruso ha mandato avanti un modello aziendale di RAP che non è quello che toglie i rifiuti, li differenzia e li rivende, ma che è quello che li prende tutti insieme e poi li porta in discarica a bello lampo. È chiaro che così non ne veniamo fuori, quindi deve cambiare il modello aziendale della RAP. E io lo voglio dire, utilizzando il tuo spazio, un'azienda che io immagino debba restare pubblica nella qualità dei servizi e nella gestione del personale, ma deve essere gestita secondo la managerialità, l'efficacia e l'efficienza delle grandi aziende private. Le cose da fare sono tantissime, Fabrizio, ma
la prima cosa che faresti diventando sindaco, quella che si può applicare nei famosi 100 giorni, anche non se fossero 180, non lo so, la prima cosa, quella concreta, che i cittadini palermitani potrebbero vedere poco dopo che ti sei insediato? Le scuole. Voglio trasformare le 600 scuole della città di Palermo nei centri civici di quartiere. Voglio che le scuole che sono di proprietà del comune siano aperte dalle 2 del pomeriggio fino a mezzanotte, lì quando sono chiuse, per realizzare attività con le associazioni, con le parrocchie, con le circoscrizioni, con le reti di territorio, progettare insieme all'FSE. Come lo faccio? Tramite i PUC, piani di utilità comunali previsti dalla normativa, nei quali si utilizzano i percettori del reddito di cittadinanza per tenere aperti gli istituti per la pulizia, per la guardiania e creare lì vitalità all'interno dei quartieri, la musica, il doposcuola, l'arte, la cultura, affinché i palermitani si riprendano il proprio territorio e cominciano a vivere la città. Questo un sindaco lo fa a costo zero, è molto semplice, lo fai con risorse proprie e dai una risposta a chi si è sentito ultimo in questi anni, cioè i cittadini che si sono visti imprigionieri nei propri quartieri senza avere servizi e senza avere opportunità. Grazie Fabrizio, grazie a lupo. Noi quasi sicuramente ci organizzeremo perché poi, quando saranno ben definiti tutti i candidati, che può succedere ancora, qualunque cosa, ci rivedremo per fare un confronto tutti insieme. Quindi, certo, grazie, io ci sarò, ve lo assicuro. Tu ci sarai. Bene così, grazie a Fabrizio Ferrandelli, grazie al mio direttore Maglio Viola.